It's Christmas. Baby, please come home. In salva Napoli, Mariano Pagliaccino. Ci pensa sempre Pagliaccino a tirar fuori Napoli dai guai nei momenti difficili. Si è visto il Napoli della Serie B, cioè un grintoso che non molla mai. Si è vista la cattiveria di questo Napoli che voleva il punto, ha cercato anche di vincere, soprattutto dopo il pareggio. Il Napoli della sferta ultimamente non mi sta piacendo. Abbiamo visto che Bagassino, quando è pronto e deve fare il suo ruolo, lo sa fare. È stato poco arrembante rispetto al solito. Più difensori ci sono e più in affanno si va. Il Napoli deve rientrare un po' in se stesso, capire che deve lottare sempre. Non mi è piaciuto che il Napoli l'avesse dipendente. Manca Pocio. Ha limato tutti i difetti che aveva, è un grandissimo allenatore, l'ha dimostrato. Un po' di coraggio in più, magari Rea poteva schierare le due punte invece di far giocare solo Zalaieta. Io, se ero il Rea, mettevo anche Calaio. Goza con lo timbale. Calaio non è un giocatore adatto per il Napoli adesso. Ci ha fatto salire in A e poi non lo facciamo giocare, secondo me è una pugnalata alle sue spalle. Purtroppo per lui ci sono giocatori più forti, Zalaite e Lavezzi. Lavezzi sì, Calaio no. Per me andava fatto giocare perché comunque era da valorizzare. Come Bagassino e altri compagni sono stati sulla panchina, dovrebbe starci anche lui. Però deve essere sostituito con un altro attaccante di una certa portata. La gente sembra che dimentichi che Calaio ci ha portato in Serie A. Regalo, è già un bel regalo quello di stare al settimo posto. Dalla Rentis deve farci un bel regalino. Una punta di sfondamento. Zampagna, me spero. Un Adriano. Ever Banega, il talento del Boca. Regalo Messi, Leo Messi. Hernandez, giocatore uruguaggio fortissimo, 17 anni. Primo da tutti, Foggia, che è napoletano. Fabio Cannavaro. Speriamo che ce lo fa questo regalo. Non chiedo altri acquisti. E aspetto con ansia la partita di gennaio col Milan. E lì quello sarà il mio regalo di Natale. Regalo di Natale. Che non ti faccia più soffrire. Auguri. Detto di venire a Napoli, comunque tutti sei sicuro di andare a Napoli, la città, il casino. Io ero già cosciente di quello che andavo incontro, comunque ho giocato a Avellino, quindi ero spesso a Napoli, venivo. Infatti per me non c'è stato l'impatto, è stato positivo, mi sono trovato benissimo, poi a me comunque il casino della gente, il traffico, mi piace anche perché non sono tutto normale neanch'io, quindi... Chiaro che tutti vorrebbero giocare. Mi è stata data questa comunque poca possibilità. Penso l'importante è che da parte mia c'è stato sempre il massimo impegno e disponibilità. E aspettiamo il momento per rientrare in campo, il momento giusto. Margini di miglioramento, sì. Tutto questione secondo me anche di fiducia, di
fiducia in noi stessi e cercare di lavorare durante le settimane per migliorarsi. È un po' di fortuna, perché quella ci vuole sempre. Che cosa regalerei? Ma più che a Natale aspetterei la fine dell'anno, magari se proprio un regalo, una zona UEFA. Sicuramente due vittorie in questo breve periodo qua al Natale. E poi si è guadagnato il panettone. Lo mangia, che ormai questi allenatori saltano facilmente. Ma gli obiettivi è quello comunque di proseguire l'ottima stagione che la squadra sta facendo. E se riusciamo, sempre se riusciamo, a raggiungere questa Coppa UEFA, ma vorrei prima una salvezza molto tranquilla. Mi ricordo che facevamo un freddo sul balcone, ero a petto nudo e infatti stavo gelando, però è stata un'esperienza comunque divertente e positiva. Ci siamo divertiti tra noi ragazzi, ci siamo improvvisati un po', come si dice, attori, però parola grossa. È un'esperienza nuova, di questi giorni dovrebbe uscire, vediamo il riscontro. No, con Paolo no, cioè, 2 anni passati insieme, a soffrire insieme soprattutto, quindi l'intesa c'era già ai tempi di Parma. Infatti quando sono venuto qua a Napoli, conoscendo, sai, quando conosci già un tuo compagno è molto, tutto molto più facile. Facevo solo il suo numero quando sono arrivato: Paolo, dove devo andare? Paolo, dove è il negozio? Paolo di qua, Paolo di là. Infatti fa: Matteo, non ce la faccio più. Parma è una cittadina, anche se è bellissima, però come divertimenti c'è poca roba. Napoli so che ce ne sono tanti, però il mare, c'è il sole, non è che potete vedere tutto. Be happy. April. Landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry. San Gennaro, a settembre, il 19, ho presentato la triade La Vizi, Amsic e Zalaceta, i tre stranieri. Zalaceta sta spopolando e infatti io l'ho messo proprio in prima fila e si sta vendendo molto. Zalaceta si sta sentendo poco, la gente lo nomina ancora, però poverino, a giocare non sta giocando e nemmeno sul presepe sta andando. Cos'è il Jolly? È il Jolly, è quello che comunque la gente lo richiede sempre. De Laurentiis invece la gente lo apprezza, come puoi notare dalla somiglianza, perché è molto espressivo. Ha avuto poche richieste, però è molto apprezzato dal pubblico napoletano. Noi siamo artigiani pastorai, praticamente è un lavoro che viene fatto in bottega qui, non c'è scuola su questo lavoro che facciamo ed è principalmente un lavoro che viene tramandato in generazioni. Con me già sono 4 generazioni che lavoriamo qui nella stessa bottega, è circa dal 1830. Si inizia prima con l'argilla, io niente, mi metto con la foto avanti del personaggio, principalmente facciamo i pastori classici, però ogni anno io mi diverto nel fare l'attualità, il gossip, la politica, e quest'anno diciamo, è stato l'anno del Napoli. Vedi, c'ho De Zerbi, Roberto. Anche lui non sta vivendo un momento molto felice. Lo so, io perciò ci ho fatto la statuetta, per rianimarlo un poco. Vedi, e poi qua c'è il nostro mister Rea, con la tuta. Vedi, l'espressione sempre un po' seria, arcigna, seria. Paolo, eccolo qua. Molto somigliante al fratello. La risata è sempre quella, no? Quella là proprio tipica napoletana. Però qui manca la statuetta di Maradona. No, Maradona, eccolo qui, vedi, l'ho fatto questa versione piccolina perché la gente quando lo ricorda sempre e quindi lo vuole mettere sul presepe. Poi ne ho fatta una grande, però è meno venduta. Questa qua piccola. La Vizi è più venduta di Maradona? Sì, oggi sì.
Mi dispiace dirlo, però Lavezzi è venduto. Maradona è sempre Maradona, però Lavezzi sta spopolando. I giocatori non sono venuti, io per me è un'occasione grande. Se mi vengono a trovare per Natale, le statuette stanno qui ad aspettare loro.